eccoci qui con una nuova preparazione. Oggi faremo la tahina di sesamo. La tahina di sesamo, che è un condimento tipico del Medio Oriente, ecco, noi proveremo a farcela in casa partendo dal sesamo. Possiamo utilizzare tanto un sesamo chiaro quanto un sesamo scuro va benissimo. E quello che ci serve inoltre è un buon tritatutto. Questo è con il cestello in vetro ed è a 4 lame, quindi poiché andiamo a fare in casa un'operazione che solitamente viene fatta con una macina, abbiamo bisogno di un attrezzo potente per poterla realizzare. Ci aiuteremo anche con dell'olio di sesamo, quindi aggiungiamo un goccino di olio di sesamo che ci aiuta a far fuoriuscire bene tutta la crema dalla frullatura del sesamo, e non utilizziamo un olio d'oliva perché andrebbe troppo a coprire i sapori. Ci piace mantenerlo abbastanza puro. Inoltre aggiungeremo un pizzico di sale grosso. Io uso il sale rosa, ma va bene anche un sale integrale, e utilizziamo il sale grosso perché ci aiuta nell'operazione di rottura dei semi di sesamo, e facendo comunque da contrasto. E inoltre un pizzico di sale ci facilita anche una conservazione un po' più duratura di questa crema. Ovviamente per conservarla c'è bisogno di un posto che sia possibilmente fresco e buio, e l'andremo a conservare in vetro, in un vasetto ermetico di vetro. E in questo caso il sesamo abbiamo bisogno di tostarlo, quindi prendiamo una padella. La padella deve essere ben calda. Andiamo ad accendere la piastra, facciamo scaldare la padella, dopodiché aggiungiamo il sesamo e lo tostiamo. Una volta tostato lo andremo poi a frullare. Questa è la variante, diciamo, abbastanza classica, e dopo vedremo anche una variante alternativa con i pomodori secchi. Ecco, direi che la padella è ben calda, andiamo ad aggiungere il sesamo. Il sesamo deve tostare, quindi nel momento in cui comincia a scoppiettare è pronto. Ovviamente in questo caso stiamo facendo una quantità abbastanza grande di sesamo, mezzo chilo di sesamo, e quindi l'operazione di tostatura sarà un po' più lunga, e ovviamente dobbiamo girare perché altrimenti la parte di sotto tosta prima e la parte di sopra rimane cruda. Saltiamo ogni tanto il sesamo nella padella. Ecco, quando il sesamo otterrà un colore quasi ambrato e si sentirà molto il suo profumo e qualche seme comincerà a scoppiettare, vuol dire che è pronto. A quel punto lo frulliamo. Ecco, direi che ci siamo, il sesamo è pronto. Andiamo a spegnere la piastra e andiamo a versare il sesamo di nuovo nella ciotola. È bello caldo, profumato e pronto per essere lavorato. Allora, aggiungiamo il sesamo nel tritatutto. Ecco, adesso aggiungiamo anche il sale grosso, ne mettiamo un pizzico, e l'olio. In proporzione, per 500 g di sesamo metteremo circa 80 g di olio di sesamo. Quindi prendiamo una bilancia e andiamo a pesare l'olio di sesamo. 80 grammi per mezzo chilo.
l'importante è che sia spremuto a freddo l'olio e biologico, ovviamente. Ok, pesato. E adesso frulliamo. Ecco, dopo una decina di minuti il risultato è una crema. Vedete? Una crema omogenea che andiamo subito a invasettare. Allora, togliamo le lame. Poggiamo qui. Prendiamo un vasetto con un imbuto e andiamo a invasettare una parte. Ecco qui, più o meno abbiamo lasciato nella ciotola un quinto di tahina, perché andremo a fare una preparazione alternativa alla classica tahina con i pomodori secchi. Ok, ecco, il nostro vasetto qui è pronto. Ecco qua, tahina di sesamo autoprodotta. Chiudiamo e riponiamo in un luogo fresco e possibilmente buio. Si conserva abbastanza a lungo, l'importante è evitare, ecco, di tenerla in posti caldi o con troppa luce. L'alternativa che facciamo è invece con i pomodori secchi. Abbiamo qui dei pomodori secchi, sono pomodori secchi al naturale, vedete che belli, profumano, e dopo averli tagliati a pezzettini li abbiamo bagnati con un po' di olio. In questo caso abbiamo messo olio d'oliva, pochissimo, giusto quanto basta per ammorbidirli. Un'oretta di ammorbidimento con l'olio d'oliva, dopodiché sono pronti e li andiamo a frullare insieme alla tahina di sesamo. E frulliamo. Ecco, una volta frullato abbiamo la tahina al pomodoro secco che andiamo a invasettare in un vasetto più piccolo. Ok, quindi ricapitolando, abbiamo fatto una tahina di sesamo e una tahina di pomodori secchi. Siamo partiti da 500 g di sesamo e 65 più o meno grammi di olio di sesamo, e per quello al pomodoro secco abbiamo aggiunto una cinquantina di grammi di pomodoro secco tagliato a dadini e lasciato in ammollo in un po' di olio d'oliva. Questa era la produzione di oggi. Colonna sonora di questa preparazione, Cat Stevens, Tea for the Tillerman, e vi diamo appuntamento al prossimo video con Veg Autoproduzioni. Ciao!